È sempre bello tornare, ma anche offrire a voi telespettatori qui nel refettorio antico. Questo è un luogo non aperto ai visitatori perché si trova all'interno del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo ed è il refettorio dove Padre Pio, insieme a tutti gli altri frati, consumava i pasti. E quindi è sempre bello per noi offrirvi queste immagini da questo luogo. Ma continuiamo a scoprire le parole che Gesù ci potrebbe dire nel nostro animo, le parole che Gesù ci potrebbe scrivere, tra virgolette, parole ispirate nella preghiera eremitica, alla nostra guida il monaco Nicola. Ascoltiamo quest'altra frase, quest'altra parola di una lettera, oggi potremmo dire di una email, di un messaggio che ci potrebbe arrivare. Più debole ti riconosci, più sinceramente ti sveli senza attenuanti. Più diventi mio. Io stesso ti do la luce per scoprirti, la forza per ammettere, il coraggio per accettarti e dopo cambierai. Beh, è una frase che personalmente mi piace ma mi inquieta anche. Perché noi possiamo cambiare dinanzi a Gesù? Perché noi possiamo cambiare, convertirci? Dobbiamo riconoscerci deboli, più deboli ti riconosci. Dobbiamo riconoscerci deboli e queste sono parole stesse dimostrate non solo con le parole ma con i gesti di Gesù nel Vangelo. Gesù ha sempre accolto chi si è riconosciuto debole e bisognoso della sua misericordia, bisognoso della sua carezza, bisognoso della sua tenerezza. Quindi più io mi riconosco bisognoso dell'amore e dell'amore di Dio, senza attenuanti, perché molte volte ci vogliamo giustificare, anche quando ci andiamo a confessare, padre ho fatto questo, ma così, così, così. Quando uno si riconosce debole, peccatore, infedele, punto, non c'è bisogno di tanto corollario. E più diventi mio, io divento di Gesù nella misura in cui mi riconosco bisognoso di Lui, nella misura in cui, come un bambino, quando si vede solo e cerca la mano di chi? Cerca la mano dei genitori o della persona che ama. E allora sì che diventa suo. È difficile? Certamente, ma non è impossibile, perché la forza, la luce, il desiderio ce lo dà Lui se noi glielo chiediamo. E in questo Padre Pio c'è stato veramente maestro. In questo Padre Pio ci ha molto, ma molto detto e testimoniato tanto. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.